Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui su Illuminaticraft a fare Lucky Wars. Come avrete letto dal titolo, ci sarà un piccolo evento, chiamiamolo raduno, chiamatelo come vi pare. Lo faccio perché me l'avete chiesto veramente in molti, perché molti non sapete ancora gioco, perché effettivamente sono orari, non sapete i server in cui gioco e robe varie. Quindi ho pensato di fare una cosa così, come appunto me l'avete chiesta anche voi in molti, come un pochettino ai vecchi tempi. Quindi lunedì 11, 18, lunedì 18, ho detto lunedì 11 perché sono stupido, però in verità intendevo lunedì 18. Alle 16, quindi alle 4 di pomeriggio, mi troverete su questo server qui per una o due ore a giocare alle Lucky Wars. Forse cambieremo anche modalità, andremo su qualcos'altro, non so, vedrò. Tanto ragazzi, tranquilli che verrete avvisati. Purtroppo non sarà come le altre volte in passato che verrò pure su TeamSpeak, perché mi crea un pochettino di problemi, ma forse ci farò un salto di non di più di mezz'ora. Quindi volendo c'è anche l'IP del server di TeamSpeak, se volete farci un salto, se tutto va bene mi ci trovate, ma non garantisco niente. Magari si fa qualche domanda, fate gli screen, comunque giocheremo insieme e tutto, così per accontentare tutti quelli che non mi hanno mai trovato su un server e che appunto ci tenevano anche un minimo. Detto questo, andiamo in partita e facciamo i lezzi. Beh, ovviamente tutti gli IP li trovate in descrizione, ma non c'era bisogno di dirlo. Ok, la partita sta per cominciare. Mappa nuova. Io mi chiamo Catabolic in questa partita qui. E ho visto che un ragazzo ha messo le chest super, mega, ultra, stra OP. Sinceramente non ho ben capito cosa cavolo ci fosse scritto. Comunque, tipo, penso abbia messo delle chest stra OP. In effetti, si trovano cose assai potenti, devo dire. Ora, ragazzi, io prendo le cose a caso perché non pensavo nemmeno fossero state inserite queste ceste qui. Quindi non so quanto possano essere potenti. Quindi ho preso tutto per sicurezza e guardo un pochettino. Questa tipo fa 8 di danno, questa fa 8 di danno e velocità d'attacco è uguale. Però questa fa 10... Ah, vabbè, questa fa 10 perché è una accetta, ovviamente. Siamo nella 1-9, ricordo, per chi se lo fosse perso. Ok, ok, comunque, vediamo... cosa ho trovato? Non... ah, lo bastone di... Recaio, beh, ah, ok, ci sta. Non so perché il bastone di Recaio, ma comunque chi se ne frega. Penso siano state cambiate un po' di cose, ragazzi, a questo punto, perché mappa nuova, cose, chest strane, boh, non lo so. Comunque andiamo al centro, però prima prendiamo... Oddio, sono in due. Non fanno... Ah, non stanno facendo team, ok, non stanno facendo team, però stanno combattendo in modo strano, perché... Oh, mi sono buggatino. Ok, vediamo. Facciamoli combattere tra di loro. Lo scarafaggio. Tante ender per... Dammeli, ti prego. Ah, già, vero, non devo spammare. Non me la date. Ah, sì, invece me la date. Eccole qua. Ragazzi, proviamo a combattere. Allora, una cosa sicura è la lava. Ma nemmeno tanto perché non è partita. Ragazzi, non... Ok. Cerchiamo di uccidere questi lezzi. Che non mi sembrano fortissimi, detto sinceramente. No, se la prendono tutte e due con me? Oh, cos'è? No, tutte e due contro di me? No, dai, ecco, ragazzi, perché fate così lezzi? Guardate, tutti contro di me sono. E vabbè, ciao, io me ne vado. Oh, ma che cavolo... Ok, ragazzi, però così, dai, non vale. Due contro di me? No, per favore, ma cos'è, ragazzi? Ma prima stavano combattendo, oltretutto. Ah, il team, ragazzi, il team. Io me la voglio giocare in modo ultra tattico. Quindi penso che mi tipperò qua. Ok, così. Loro ovviamente non sanno che sono qui, però stanno prendendo tutte le cosine. Io di cibo, cavolo, non ne ho più, ragazzi, non ho più cibo. Ok, si stanno scannando tra di loro, di nuovo. Ah, ma perché c'è un altro ora. Dai, di sotto, vai di sotto. No, vabbè, è inutile spammare, è inutile. Però lui è messo più bene. No. Devo scappare di nuovo, non ci credo che devo scappare così tante volte. E ho finito il cibo, ragazzi, Ah, lì non c'era nessuno. Potrei tirarle in modo tattico. Ragazzi, quante enderpearl sto sprecando, veramente. Speriamo che ci sia del cibo qua. Ok, sì, una mela. Beh, ok, già qualcosa. Speriamo di trovare qualcosa di utile qui. No. Non c'ho vita. Speriamo di trovare qualcosa di utile almeno qua. No, ok, niente. Però queste cose qui... Ah, la staffa dell'invisibilità. Beh, ok. Allora. È molto difficile questa partita qui. Perché ci sono appunto quelli lì che stanno facendo team in modo atroce. E sinceramente non so nemmeno come fermarli. Oltretutto... Ah, io ho il bastoncino però. Col bastoncino potrei fare un po' di danni. Madonna quanti sono al centro però, veramente. Me la rischio veramente tanto, ragazzi. Proviamoci. Buttiamoli sotto questo qua.
Potentissimo questo stecchino, ragazzi. Madonna, ma... E la distruzione... Oddio, quello lì si è bloccato lì, non... Sono bloccati tutti, ma che cavolo... No, ok, perfetto, perfetto. Andiamo da questo qua, ragazzi, buttiamoli sotto. Madonna, è potentissimo! Ragazzi, è potentissimo! Guardate che roba! Mi serve del cibo. Mi sa che questo coso qui fa laggare tutto, perché come potete vedere, tipo, si blocca. Ma prima non si stava bloccando. Una mela, ci sta. Mangiamola subito. Ne è rimasto soltanto uno, ragazzi, ed è laggiù. Ed è laggiù. Quindi prendiamo ancora... Ok, perfetto. Tutto ciò che ci serviva. Tutto ciò che ci serviva. Lui però è full diamond. Eccolo qui. Madonna! Che roba potentissima questa roba qui. Cioè, veramente... si vince, ragazzi... Partita difficilissima. Un team contro e si vince così per una cosa sgravata che è stata messa. Cioè, troppo pro. Ok, sta per cominciare anche la seconda partita. Comunque, stavolta le ceste sono normali. Ho scoperto che quello lì l'avevo potuto mettere tanto perché era un VIP lezzino. Comunque, stavolta le ceste appunto sono normali, quindi troveremo le cose non sgravate come prima. Quindi forse sarà anche un pochettino più difficile vincere. Non lo so, comunque vedremo. Intanto il cibo ce l'abbiamo, quindi non ci mancherà, spero perlomeno. Direi subito di mettercela addosso qualcosa. Ok, così è perfetto. Vediamo sotto cosa si trova. Allora, una... Madonna, quanti lucky block sono stati messi in queste mappe qui. Comunque questa qui, ragazzi, è la mappa del creeper, che io penso di non aver mai fatto. Ah, ma c'è un'altra qui di chest. Ma cos'è? Io ho l'isola fortunata o sono chest ovunque? Cioè, non capisco. Comunque, anche quest'isola qui penso di non averla. Figlio di catabolico. Il top, ragazzi, il top. Vediamo qui. Nulla. Vabbè, io ripianto questa spugna qui. Ah, ok, tante cose. Purtroppo, ragazzi, c'è un bug. Che tutte le cose che sono dei lucky block sembrano stone. Però effettivamente non sono stone. Perché una volta che le avete prese nell'inventario, diventano con la loro forma originale. Quindi proprio boh, a caso. Cavolo. Ok. Allora, andiamo al centro. Io direi di andare sul lato, così. Che mi sembra una cosa tattica, perfetto. E vediamo cosa troviamo. Allora, mela dorata. Allora, le mele dorate si mettono qua perché comunque devono essere a portata di mano. E qua abbiamo trovato delle cose un pochettino migliori di quelle che avevamo di già. Quindi ce le mettiamo subito. Cappelline qui. C'è qualcuno al centro? Per fortuna non ancora. Ok, perfetto. Quindi facciamo dei ponticelli. Non mi riescono. Oh mio Dio, sotto è pieno di roba oltretutto. Però io prima volevo andare qui da zampa a zampa. Cavolo. Questo va buttato di sotto. Vediamo se ci riesco. Sbam! Di sotto proprio. Per dei motivi assai misteriosi siamo rimasti in uno contro uno. E dovrebbe essere tipo sotto di me, se non sbaglio. Sì, eccolo lì. Quindi, ragazzi, andiamola a prendere. È messo anche abbastanza bene. Ok. No. Lo scontro proprio. Io forse sto tirando troppe manate. E ragazzi, lo uccidiamo. E se non sbaglio era messo più o meno come me. Ma io oltretutto avevo quasi tutta la vita. Quindi GG veramente. Ci stava, ci stava. Ok, eccoci in un'altra partita. Purtroppo mi sa che hanno messo pure qui le chest ultra stra mega OP. E vabbè ragazzi, e vabbè. Ora comunque... non ci credo. Altro che chest OP. Io qui ho trovato tipo il full diamond. Sul serio? No, piglia stra bene. Il problema è che sapete cos'è? Che non si vede nemmeno che... No, che non sono chest OP, almeno non sembrano. Perché tipo nella schermata mi diceva che duravano votato. Però boh, forse è una cazzata. A quanto pare, cioè, sì, lo era. Comunque no, bellissimo il fatto che si vedano lì. Non si capisce bene cosa ti esce dal Lucky Block. E poi sbam, tutta la roba in diamante. Ragnatela di Spider-Man. Queste cose qui sono sempre state strabuggate, ovvero che tu le prendevi ma non funzionavano. Quindi ora effettivamente vedremo se funzionano, se sono state sistemate oppure no. Comunque sì, forse, cioè, questa fa 12, oddio ragazzi, però se fa 12, ma è lentissima. No, ma ha sharpness 5 però. non lo so se usarla oppure no, raga, perché... Ve lo spiego, allora, la spara che ho io ora fa 8 di danno, perché ha sharpness 1, quindi quella normale fa 7, questa qui fa 8. Però questo qui fa 12, 12 è tantissimo. No, non me la sento, non me la sento di utilizzarla. O forse, no, non la prendo. Oddio, però fa il devasto. Vabbè, chi se ne frega, andiamo così. Allora, vediamo se la niente di Spider-Man funziona. Sì, funziona, ma come si utilizza non lo so. Cosa fa? Oh, è pazzo questo qui, è pazzo. Cerchiamo di fare un po' di devasto. No, non faccio del devasto. Sì, ok, ma non esplodono più? No, non esplodono più. E vabbè, a questo punto... Ok, loro stanno combattendo. Quindi andiamo al centro. Oh no, si è tippato anche un altro.
Prendiamo di mira questo qui che è messo meglio. Ok. No, no, ragazzi, qui mi sa che finisce male. Per fortuna ho un'altra Ender Pearl per scappare, al limite. Ma che cosa stiamo facendo? Cioè, sul serio? Vabbè, ragazzi, fate voi. Io me la svigno qua. E vi dirò di più. Mi ci bardo anche. Oh, cioè, io veramente trovo sempre i modi più lezzi per giocare. Io non c'ho parole, non c'ho parole. No, 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 la strega no. Due streghe. Cavolo. Che... mi ha avvelenato, non ci credo. Questa è pesa, ragazzi, è pesa. Ce ne sono ancora tre sopra, ragazzi. Questi qui proprio non si sanno uccidere, eh. Coniglio, no, no, anche il coniglio di Vegas, no. Il coniglio di Vegas, no. Ma perché si chiama così? Ok. Devo cercare di sopravvivere. Mi servirebbe una chest. Ender Pearl me l'ha dorata, perfetto. Perfetto, proprio qua, armatura incantata. Va benissimo così, va benissimo. Allora, ci mettiamo questa qui che è incantata, che è sicuramente meglio. Guardiamo un pochettino sopra cosa stanno facendo. Sono ancora tre sopra. Ma ragazzi, ma veramente non sanno proprio uccidersi questi qua. Cioè, mi sembra un po' strana come cosa. Comunque io la mela me la mangio subito, perché se ora... ecco, uno è morto, uno è morto. Se arriva uno subito, ragazzi, è la fine. Questi qui si lanciano, se non sbaglio. No, non si lanciano più. E non si attivano nemmeno appena le piazzo. E mi sa che c'è sopra ce n'è rimasto soltanto uno. Mi serve un'altra chest. Mi serve un'altra chest. Non ce ne sono più, eccone una qua. Perfetto. Magari c'è qualcosa di buono dentro. Un'altra mela dorata. Perfetto, perfetto. E dovrei prendere anche del cibo normale. Perché comunque se tipo appunto sono senza cibo è un problema. Questa è una cosa rara. Vediamo cosa ci ha dato. Faccio pure fatica a capire cosa trovo, cavolo. Perché tipo tutti i blocchettini così veramente non si capisce nulla. Forse la meglio sarebbe... no, l'altro coniglio. Un altro coniglio, ok. La meglio sarebbe andarla a prendere la lava, perché effettivamente potrebbe essere utile. Quindi vediamo. Questo dovrebbe essere Ender Pearl, perché ha dato l'effetto dell'End. Ok. No, cerchiamo... cosa ho buttato via la spada, ragazzi? Se scende ora è la fine. E la spada dovrebbe essere... ok, eccola qua la spada. Ragazzi, ma... ci dovevano essere anche le Ender Pearl qui, o no? Ok, va bene. Niente. Niente. Ah no, l'ha già messa qua. Madonna quanto sono stupido. Ok, l'aveva già messa lì. Perfetto, allora noi ora saliamo. Tanto siamo più o meno messi bene. E andiamo a trovare quello che ci sta sopra qua. E comunque prima prendiamo la lava, che non è qua. Quindi la lava non la prendiamo più. Ah, ha fatto... ah, ok, dicevo, cos'è successo, ragazzi? È cambiato qualcosa. Sì, aveva fatto spawnare questo schifo e lui sta qui. Cerchiamo di ucciderlo. Subito, cosina dorata. Ok, perfetto. Ma muori. Cosa fa? Si tippa questo qua. No, 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 non facciamolo tippare a caso, non facciamolo tippare a caso. No, non si deve tippare a caso. È caduto, vediamo. Dovrebbe essere morto anche, sì, perfetto, l'abbiamo ucciso, ha provato a scappare ma non ce l'ha fatta. Ok, allora, torniamo qua su. Intanto, veramente devastante la cosa che mi sono girato e ho visto questo inferno qui. Ho detto, ma che cavolo, l'albero, da dove? Allora, torniamo qua alle chest. Sono cose più o meno basilari, quindi, ok, c'è anche una mela dorata. Allora, ragazzi, le mele dorate, abbiamo l'oro, abbiamo tutto, potremmo anche craftarcele, che non è una cosa poi così complicata, quindi magari un pensierino ce lo potremmo fare. Intanto la lava, eccola qua, quindi prendiamola. E a questo punto, sì, facciamoci una crafting table. L'ho detto, craftiamo le cose, incredibile. Allora, prendiamola, mettiamola tipo qua a caso. Intanto stiamo sempre attenti, perché qui se si tippa uno è la fine. E ci facciamo due bellissime mele dorate. Oh, 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 acqua. Perché acqua? Perché c'è dell'acqua? No, 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 questa cosa qui non mi è chiara. Mi è parecchio Samantha. Che stronzata. No, comunque, ok, non c'era l'acqua lì. Non so perché sia apparsa. Forse c'è qualcuno che sta spaccando qualcosa sotto e non me ne sono accorto? Controlliamo. No, non c'è nessuno. Boh, oh. Ok, no, le particelle sono del coso lì. No, ok, non ne ho la minima idea, sinceramente, quindi boh. Allora, a questo punto potremmo andare a tipparci, già che abbiamo un bordello di Ender Pearl proprio a caso alla dalla gente. Però, dove stanno gli altri? Io non vedo nemmeno un Nick. E beh. Ok, uno è là. No, quella è una strega. E quindi? I nemici... dove sono i nemici? No, qua c'è un figlio di qualcuno. Qua c'è un altro figlio. Ok, uno sta là ed è messo strabene, oltretutto. Qualcosa da lanciarli non ce l'ho. La lava intanto la metto qua. Boh, ok, proviamoci. Proviamo ad andare da questo... cioè... oddio, per un blocco. Ok, come si può buttare giù quello là? Proviamo con la ragnatela.
Boh, vabbè, non mi sembra molto. Non capisco. Allora, cosa vuole fare questo qui? Non lo so. E io veramente non c'ho nulla da lanciargli. E pesa, ragazzi, e pesa. Beh, ho le mele dorate. Lui è full diamond. Io sono full diamond incantato. Ok, perfetto, perfetto. Questa cosa qui mi piace parecchio. Quindi proviamo a buttarlo lì sotto. Non sono esplosive le cose, purtroppo. Già, è vero, me l'ero dimenticato. Cerchiamo di buttarlo sotto in qualche modo. Oppure potrei farmi un pillar e mi tippo accanto a lui. Non è male come idea. Proviamo questa cosa qui. Che comunque ne manca ancora un altro. Quindi io boh, sto perdendo tempo con lui. Ma magari l'altro è ancora più lezzo ed è pure camperato. Non saprei. Allora, vediamo cosa vuole fare sto V. Non capisco, ragazzi, non capisco. Noi proviamo a salire. Ok. No, 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 brutto lezzo. No, 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 no. Però queste, le palle funzionano ancora come l'effetto così. Oddio, e mo lui dov'è? No, dove è finito? Dove è finito? È caduto nell'oscurità, ma era lui? Ah sì, dice che l'abbiamo ucciso noi. Probabilmente è successo quando l'ho tirato la palla mentre stavo cadendo e scivolato su una buccia di banana, non lo so. Comunque ce ne manca soltanto uno e non so dove sia. Ho un bordello di Enderpearl. Quindi alla fine non è un grosso problema. Perché lo trovo. Cioè, oddio, spero comunque. Ma non vorrei tipo fosse shiftato da qualche parte, che in genere lo fanno i lezzini. Non lo so, ragazzi, è un problema questo qui, è un problema. Io ora provo ad andare al centro un attimo e ok, eccolo qui, eccolo qui. Mangiamo subito una mela. Ok, lui ora sale lì. Glielo butto di su. Mancato, mancato. Però lui forse non mi ha visto. Forse non mi ha visto, quindi io ho la lava e gliela butto addosso. E prende fuoco. Ma quanto ci muore ora? Quanto ci muore, veramente? Spero non abbia preso una mela OP. Spero. Comunque, anche se l'hai presa, ti butto di sotto. E attenzione, attenzione che la vince pure questa. Attenzione. E catabolico, ne vince un'altra. Ragazzi, incredibile, incredibile. Quindi spero che questo video lezzissimo vi sia piaciuto. Vi ricordo che lunedì 18 alle 16 mi troverete su questo server qui, appunto in questa modalità precisa. Quindi se volete venire a giocare con me, mi ci trovate. Ed è ciao a tutti.